Capita la sfida torna con Andrea Tessitore, CEO e cofondatore di Italia Independent, che ci racconta la sua avventura imprenditoriale. Tessitore, dalla sua esperienza, una piccola o media impresa è meglio che tenti la via della capitalizzazione attraverso azioni di private equity oppure attraverso il debito classico? Ma il private equity per definizione sono degli investitori che restano dai 3 ai 5, con un orizzonte temporale di 3 o 5 anni, per cui per definizione devono uscire. Talvolta il private equity può essere ingombrante. Noi, nel momento che abbiamo deciso di collocare il 27% della nostra società, abbiamo riflettuto anche a questa opzione, ma è un'opzione che in qualche maniera sarebbe andata a minare la nostra indipendenza, per cui l'abbiamo tenuta da parte. L'altra opzione era anche quella del debito. Oggi sono molto di moda questi mini bond o i bond. Però io ritengo che una piccola e media impresa, soprattutto un'impresa delle nostre dimensioni, debba avere equity, più equity e meno il debito possibile. Ecco, con Italia Independent avete deciso di quotarvi in borsa, ma mi tolgo una curiosità, non è stata una mossa troppo azzardata quotare una società così giovane e ancora così piccola? Sicuramente una mossa azzardata. Quello che siamo abituati a vedere sono aziende che si quotano a dimensioni importanti, e la quotazione rappresenta molto spesso anche la via di uscita proprio per i fondi di private equity. Tuttavia io ritengo che sia importantissima, un'opzione validissima quotare un'azienda della nostra dimensione, perché porta fondamentalmente la borsa a tre cose: solidità, legittimità e credibilità. E penso che queste tre caratteristiche, unite alla disciplina, siano fondamentali per un'azienda che ha delle ambizioni importanti. A fine del giugno del 2013 arriva finalmente la quotazione in borsa ed è subito un successo. Ci racconta esattamente com'è andata? Proprio perché si è trattato di un'operazione inusuale, abbiamo messo insieme un team di advisor, direi, eccezionale, che ci ha accompagnati appunto a Piazza Affari. Il primo giorno di quotazione il titolo ha riscontrato immediatamente un grande successo, come diceva, infatti l'azione è stata collocata a 26 e ha aperto immediatamente a 28, quindi 28-30 con un rialzo di circa il 15%, a dimostrazione quindi che c'era un forte interesse dietro anche un'operazione di piccole dimensioni come quella che avevamo messo in piedi. E avete ricevuto anche due premi importanti, se non sbaglio. Sì, abbiamo ricevuto il premio come azienda con maggiore liquidità sull'AIM. Questo è stato uno dei primi premi che abbiamo ricevuto nei mesi scorsi. Quali sono le principali caratteristiche del vostro team che vi hanno consentito la conquista di questi risultati così positivi? Direi ambizione, voglia di confrontarsi con il mercato e anche una voglia di cambiare le regole del gioco. Ecco, voi lavorate soprattutto sperimentando nuovi materiali utilizzati in settori diversi da quelli tradizionali dell'occhialeria. Ci vuole fare qualche esempio? Abbiamo cercato di portare nel nostro settore di riferimento, appunto l'occhialeria, dell'innovazione. Una delle principali innovazioni che abbiamo portato è appunto quello dell'effetto velluto sugli occhiali, un trattamento che viene utilizzato nel mondo dell'auto, delle automobili, e che noi per primi dal 2009 abbiamo anche applicato sui nostri occhiali in iniettato. Un altro trattamento molto innovativo che è di Italia Independent è quello degli occhiali termosensibili, cioè di questi occhiali che a raggiungimento di una determinata temperatura cambiano colore. Si tratta principalmente di una vernice con dei pigmenti vivi che appunto reagisce alla temperatura. Voi avete sperimentato anche nuove alleanze, per esempio quella con il gruppo multinazionale Marchon, che è detentore del brand Karl Lagerfeld. Qual è stato il vantaggio competitivo che ne avete tratto? Ci siamo resi conto che una delle icone mondiali del fashion, Karl Lagerfeld, utilizzava i nostri occhiali, e per cui con questa audacia che talvolta ci caratterizza abbiamo contattato lo stilista, abbiamo contattato Marchon,
la licenziataria appunto di questo brand per quanto riguarda l'occhialeria, e siamo riusciti a creare un tavolo eccezionale che ha portato sul mercato un prodotto eccezionale, appunto questi occhiali con l'effetto velluto che utilizza Karl Lagerfeld, che sono oggi distribuiti globalmente da Marchionne e Italy Independent, e quindi diciamo che questa operazione ha permesso di affermare in un certo qual senso la paternalità del velluto ad Italy Independent con un padrino importante appunto come Marchionne. Sì, perché voi avete decisamente puntato sul mercato del lusso, ma ha un lusso un po' particolare, quello che oggi viene definito affordable luxury, il lusso accessibile. Ce ne vuole declinare le caratteristiche? Per noi la definizione di lusso è unicità e distintività, cioè la capacità di vendere un'emozione unica. Quindi non c'è un link diretto al prezzo. Per cui, ripeto, i nostri prodotti sono di prodotti unici, distintivi, al giusto prezzo. Tessitore, si può affermare che oggi, anche attraverso tutta la comunicazione che siete stati in grado di generare, il vostro brand Italia Independent sia un creatore di immagine? Sicuramente portiamo sul mercato sostanza, quest'anno venderemo più di 600.000 paia di occhiali, l'occhialeria rappresenta l'80% del nostro business, non va comunque dimenticata la nostra componente forte di comunicazione, la capacità di comunicare attraverso appunto, come dicevo prima, Independent Ideas, che si confronta non solo con Italy Independent ma anche con il mercato, e cioè quindi lavora anche per delle realtà esterne al gruppo appunto nel mondo della comunicazione. Durante il roadshow in vista della vostra quotazione in borsa, voi vi siete recati in Svizzera, in Francia e in Inghilterra. Quanto è importante, secondo lei, l'internazionalizzazione per il successo di un'operazione come la vostra? Penso che sia fondamentale confrontarsi con i mercati esteri, con investitori esteri, e penso che il nostro caso possa essere di incoraggiamento anche a tantissimi altri piccoli e medi imprenditori italiani, e che cioè quando c'è una chiarezza di obiettivi, un management preparato, l'attenzione anche di fondi esteri è presente. Noi ad oggi tra gli investitori istituzionali presenti nel capitale del gruppo appunto il 60% è estero. Tessitore, ma avere progetti chiari e obiettivi ben definiti è senza dubbio la regola fondamentale per avere successo con investitori internazionali. Ma quanto è importante secondo lei il fatto che siete un'azienda tutta italiana? Quanto vale il Made in Italy? Siamo molto legati all'Italia, al nostro paese. Strategicamente abbiamo voluto fare di questo paese la base solida per attaccare il mondo. Tuttavia siamo un gruppo molto aperto. Il Made in Italy per noi è importante, ma laddove il Made in Italy ha un valore aggiunto. Laddove il Made in Italy non ha un valore aggiunto, bisogna avere gli occhi aperti al mondo. E quali sono stati i paesi dove avete riscosso il maggior successo? Al momento Italy Independent sta riscontrando un forte successo nell'Europa continentale, in modo specifico in Francia, in Spagna e in Germania, e non da ultimo gli Stati Uniti, che hanno iniziato anche loro a correre. Ma la grande sfida viene giocata dove le piccole imprese hanno difficoltà ad emergere, come ad esempio negli Stati Uniti. E voi come vi siete mossi negli Stati Uniti? Gli Stati Uniti, anche nel nostro settore di riferimento, rappresentano il più grande mercato al mondo, per cui ci siamo mossi in una maniera molto semplice alla fine, mettendoci i nostri soldi e la nostra faccia. A guidare la filiale americana è uno dei soci fondatori oggi, Giovanni Acongiagioco, e quindi siamo presenti personalmente sul territorio e non solo con sporadici viaggi attendendoci da qualcun altro che venga costruito qualcosa che dobbiamo fare noi. Ma è vero che per il vostro settore il deal più importante viene rappresentato ancora dal Medio Oriente? Il Medio Oriente è sicuramente un mercato ad altissimo potenziale, tuttavia per anche dei motivi culturali il nostro prodotto necessiterà più tempo per arrivare a fare i numeri che ci auspichiamo, perché in quelle aree del mondo sono i brand affermati a farla da padrona. Tessitore, una curiosità, secondo lei oggi la sfida viene giocata più sulla creazione del prodotto o sulla costruzione dell'azienda?
Se posso permettermi, penso che si passi troppo tempo a parlare di prodotto che è, secondo me, un assumption. Bisogna fare molto per costruire dietro un prodotto un'organizzazione, un'azienda. Un bellissimo prodotto senza un'azienda non va da nessuna parte. E la dimostrazione è il fatto che oggi ci sono anche tantissimi prodotti che sono mediocri, ma che riescono ad avere un successo internazionale incredibile. Quindi penso che sia importantissimo lavorare nel costruire una squadra, un'azienda dietro un prodotto. Il momento è difficile per tutte le piccole e le medie aziende italiane. Voi però con Italia Independent avete vinto la vostra sfida. Quali suggerimenti le si sente di dare a chi ha voglia di lanciare la grande sfida alla propria vita e fare impresa? Se posso permettermi di dire che abbiamo vinto la sfida è un po' azzardato. Noi stiamo giocando il primo tempo della nostra partita e penso che molto a breve faremo anche qualche gol, però siamo ben lontani dall'avere vinta questa sfida. Più che suggerimenti, mi sento di dire che ci sono alcune caratteristiche che posso suggerire perché ho visto si sono verificate nel nostro caso, cioè quelle caratteristiche che fanno sì che un'azienda possa germogliare e in un certo qual senso possa essere capace di stare sul mercato, che fondamentalmente sono la preparazione, non solo una preparazione accademica, ma la preparazione dell'arena competitiva in cui si compete, la voglia di confrontarsi con il mercato, perché oggi il mondo negli ultimi anni è cambiato moltissimo, i consumatori sono molto più attenti, sono molto più preparati, non è più sufficiente fare della comunicazione classica o comprare delle pagine di giornali per vendere. E quindi confrontarsi col mercato vuol dire saper leggere quei segnali che ogni giorno chi compra un determinato prodotto dà. E poi una ambizione che deve anche collimare con una sana audacia, cioè tante volte bisogna saper osare. L'avventura di Capital continua con un altro grande protagonista. Ci rivediamo alla prossima sfida.